Come molti di voi sapranno, l'Italia non ha una grande tradizione di ministri della giustizia, ma negli ultimi anni esagera. Con l'intervento che faremo nel prossimo Consiglio dei Ministri, la prossima settimana, noi introdurremo il divieto assoluto di intercettazioni telefoniche con esclusione delle indagini che riguardano la criminalità organizzata, la mafia, la 'ndrangheta, la camorra o il terrorismo. Quello che è sicuro è che vanno ridotte le intercettazioni che oggi costituiscono, lo voglio dire subito, il 33% del costo complessivo della giustizia. Bisogna anche contare però che non è che si spendono solo 260 quindi milioni di euro l'anno per fare le intercettazioni, bisogna anche contare che le intercettazioni servono per recuperare soldi, molti soldi. Ma il problema da noi è che sembra che noi facciamo molte intercettazioni, perché in Italia le intercettazioni legali le può fare soltanto la magistratura e quindi la statistica, quelle legali, quelle legali, poi vabbè lasciamo perdere, abbiamo visto che, ma quello preoccupa meno, come abbiamo visto, le intercettazioni illegali non hanno suscitato lo stesso scandalo di quelle legali. In America può intercettare la SEC, che è la nostra Consob, per esempio, e non risultano. Possono intercettare i servizi segreti e non risultano le statistiche. Ecco perché sembra che in America intercettino poco e in Italia molto. Per tutti gli altri reati, 5 anni di carcere. A chi ordinerà queste intercettazioni, 5 anni di carcere a chi le eseguirà, 5 anni di carcere a chi le propalerà. E una penalizzazione finanziaria importante per gli editori che le pubblicheranno. Si corona così finalmente il sogno del cavaliere di arrestare tutti coloro che lo dovrebbero controllare, che a volte lo controllano ancora, cioè magistrati e giornalisti, invece di arrestare le persone che vengono intercettate e hanno commesso dei reati, si decide di arrestare coloro che le hanno scoperte. L'abuso di uno strumento, qualunque esso sia, è sempre un errore. Facciamo così, lo riprendiamo, è sempre un massimo. Ma subito dopo la pubblicità con Giordano, con Maria Travaglio e tutti gli altri. Forse perché la password ce l'aveva Travaglio, forse, no, lo dico, si arrabbia perché la password dei pubblici ministeri ce l'aveva Travaglio. Si vergogni! No, si vergogni, falsario, bugiardo, si vergogni, la colpa in fallo. Si vergogni. Ma io sono pronto all'obiezione di coscienza, nel senso che se mai passerà una legge di questo tipo io praticherò e organizzerò e inviterò i miei colleghi a praticare l'obiezione di coscienza contro una legge profondamente ingiusta che discrimina i poveracci, perché ormai in Italia ci stiamo avviando verso una giustizia a due velocità. Dura, inflessibile nei confronti dei poveri cristi che si arrestano e sono un reato ambulante nel caso siano clandestini, e invece massima tolleranza nei confronti dei colletti bianchi. Io vi posso dire quello che ho scritto sull'Unità, e cioè che farò disobbedienza civile rispetto a questa legge, farò obiezione di coscienza e quindi tutti gli atti che mi capiteranno, che riuscirò a procurarmi, e farò di tutto per procurarmeli come sempre, li pubblicherò e integrali e nel contenuto e nel riassunto come mi gira in quel momento, perché penso che questo sia il mio dovere, altrimenti dovrei cambiare mestiere. Spero naturalmente che altri, ma sta ricevendo questo appello che abbiamo lanciato sull'Unità e sul blog Voglio Scendere, moltissime adesioni di moltissimi cronisti giudiziari. Penso che bisognerà prepararsi a fare da cavie per essere anche eventualmente arrestati e poter impugnare davanti alla Corte Costituzionale, davanti alla Corte Europea di Giustizia, questa legge veramente infame.